Torna la festa dell'unità a San Miniato con il PD protagonista in un dibattito che ha visto la presenza della vicepresidente della giunta regionale Stefania Saccardi, l'europarlamentare Simona Bonafè, record di preferenze alle ultime elezioni, e il capogruppo del PD in consiglio regionale Ivan Ferrucci. L'Italia apre le ali, il coraggio delle riforme al centro della discussione, in un momento in cui l'Italia sembra cambiare verso, a partire dall'intesa sul Senato non elettivo, un primo passo verso le riforme, con l'approvazione ieri del DDL Boschi da parte della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Il DDL approderà in aula di Palazzo Madama lunedì alle 11. Oggi siamo tornati ad essere credibili e siamo tornati ad essere credibili intanto perché abbiamo avuto un consenso elettorale come Partito Democratico, un consenso elettorale insomma al di là di ogni più rosea aspettativa. Il 40% dei consensi, il 40% dei voti dei cittadini, beh, è un dato che fa riflettere e abbiamo preso il 40% perché siamo andati a raccontare quale idea di Europa avevamo in testa. E noi l'abbiamo detto fin dall'inizio, che eravamo contro l'Europa dell'austerity ed eravamo invece per l'Europa della crescita, dello sviluppo, per l'Europa che guardasse più alle esigenze dei cittadini, alla disoccupazione. Poi si è parlato di fondi europei. La Regione Toscana ha preso l'iniziativa di anticipare 82 milioni di euro. Ritenuto che fosse una sua responsabilità cominciare ad anticipare queste risorse, che sicuramente non sono sufficienti per cambiare il sistema e anche per dargli forse un impulso determinante, però sono certamente una boccata d'ossigeno anche per tanti progetti, per tante iniziative, per lo sviluppo e il mantenimento del nostro sistema. Pensate che la Regione Toscana ha intanto anticipato su un progetto a cui io tengo molto, 18 milioni di euro per il servizio civile. Con 18 milioni di euro siamo riusciti a far partire quasi 3.000 ragazzi in servizio civile.